La Regione Piemonte finanzierà uno studio clinico sull'efficacia e sulla sicurezza dei trattamenti con cannabis terapeutica. Lo studio è promosso dall'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e verrà condotto su 90 pazienti. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta durante la seduta della quarta commissione del Consiglio regionale. Durante la riunione congiunta con il Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle politiche, presieduta da Domenico Rossi, sono intervenuti i consiglieri Walter Ottria e Giampaolo Andrissi. Mi ha fatto molto piacere apprendere in Commissione Sanità che la Regione intende fare uno studio clinico per valutare l'efficacia e la sicurezza dei derivati della cannabis, dell'uso terapeutico dei derivati della cannabis. Credo che sia questo un passo molto importante. Abbiamo ricevuto come consiglieri regionali numerose segnalazioni di mancanza del prodotto in farmacia. Allora, è innanzitutto importante che uno studio vada a confermare un dato clinico di efficacia, riconosciuto anche dal fatto che sono aumentate le prescrizioni di questo prodotto farmaceutico. C'è un riconoscimento da una parte della classe medica, dall'altra parte il settore sanitario regionale intende portare nuovi dati per confermare le indicazioni che hanno terapeutiche dei derivati da cannabis e per confermare anche un dato di sicurezza su questi prodotti farmaceutici che possono essere un aiuto molto importante soprattutto nelle terapie del dolore. Abbiamo chiesto questa informativa in merito all'approvazione della legge sull'uso della cannabis a 2 anni di distanza dall'approvazione, in quanto volevamo fare il punto sull'attuazione della legge e anche nello specifico sul problema del reperimento della cannabis, che ad oggi, visto l'elevato consumo che è aumentato, non ha le potenzialità per garantire le domande di tutti i pazienti. La Regione nella legge prevedeva progetti sperimentali pilota che ad oggi non sono ancora stati avviati. Credo che ci siano sul territorio delle associazioni e anche di malati che stanno portando avanti questa problematica e credo che occorra a loro dare delle risposte, ovviamente nell'ambito del campo teorizzativo previsto dal Ministero e dal Centro di Produzione della Cannabis di Militare di Firenze.